Siamo nello studio dell'avvocato Innocenza Starace per fare un po' di chiarezza su un articolo che è stato pubblicato da una nota testata giornalistica, L'Immediato di Foggia, in data 12/6/2019, articolo nel quale addirittura la collega Innocenza Starace è stata apostrofata come portantina di informazioni nel clan Miucci, nel clan dei Montanari, tra Miucci e un altro pregiudicato, tale Tommaiolo. Allora, Innocenza Starace, vogliamo un attimo fare chiarezza su questo articolo e che cosa vuoi far sapere a coloro che ci stanno ascoltando? Io intanto ti ringrazio per la tua gentilezza e correttezza, e anche, diciamo, perché sei vicino a me anche come avvocato, perché siamo stati attaccati ancora una volta anche come categoria. Allora, io sono l'avvocato di una delle persone che sono state imputate, indagate nel procedimento, e quindi ero già a conoscenza di questa captazione ambientale avvenuta tra due persone, e quindi tra due persone che con me non hanno nulla a che fare, va bene? Ero quindi già 6 mesi fa, ne ho parlato con la DDA, ho chiarito che non ho posizioni che non difendevo Tommaiolo Tommaso, perché lo stesso aveva scelto altri difensori, e stamattina, per ulteriore conferma, mi sono portata di nuovo presso la direzione distrettuale antimafia per chiedere se ci fossero, oltre che a chiarire e anche esporre quello che mi era successo, se ci fossero indagini o se io fossi indagata per concorso esterno in associazione a delinquere o qualsiasi altro reato. Mi è stato ancora una volta confermato che non ho nulla a che fare con la mafia, quindi per la DDA l'avvocato Innocenza Starace non è indagato, non è imputato, non ha niente a che fare con la mafia. Quindi, Innocenza, è fuorviante l'articolo laddove ti si definisce portantina dei due pregiudicati. Viene svilita anche la tua professionalità, la tua professione. Chi legge questo articolo potrebbe pensare che in effetti tu, nei colloqui che facevi in carcere con il tuo assistito, andavi a raccogliere delle informazioni e poi le trasmettevi all'altro pregiudicato. Così invece non è. Vogliamo precisare? Non è, perché voglio precisare che queste due persone parlano tra di loro. Io non posso impedire alle persone di parlare di me, come d'altra parte ha fatto malamente anche questa redazione dell'immediato. Ma rispetto a quello, io non ho mai incontrato ho portato informazioni a nessuno. Sono, ripeto, due persone che parlano tra di loro, non ci sono indagini nei miei confronti per nessuna di queste assurde affermazioni che fa, soprattutto nel titolo, perché è veramente fuorviante e pericoloso, la redazione dell'immediato. Non ho mai portato informazioni a nessuno nei miei 30 anni di professione. Benissimo, abbiamo ascoltato quindi le parole chiarificatrici dell'avvocato Innocenza Starace a proposito dell'articolo apparso sul quotidiano Immediato. Sì, grazie mille della vostra attenzione nei miei confronti.